Dopo aver visto la definizione di derivata, la sua interpretazione in geometria e anche in fisica, le principali regole o teoremi per il calcolo delle derivate, vediamo un concetto molto generale, quello di differenziale, che abbiamo già visto, intravisto in qualche contesto in fisica, e i principali teoremi sulla base, sull'utilizzo che faremo nel futuro delle derivate. Abbiamo visto per esempio che una delle interpretazioni fisiche della derivata è quella di velocità istantanea. Se ho un oggetto che si muove di velocità costante, il suo spostamento, che è tx, lo trovo come la velocità costante, molto uniforme, per l'intervallo di tempo trascorso. Questa espressione però è esatta solo se sono certo di cosa mettere al posto di v, ok? E supponete di utilizzare un oggetto che si muove accelerando. Quale velocità mettete qua? Non sapete, perché la velocità cambia continuamente, cambia anche tanto continuamente. Quindi questa relazione, cioè la relazione tra lo spazio percorso e il tempo trascorso, è esatta in questo modo solo se v è costante. Allora so cosa mettere qui. Un oggetto si muove di un metro al secondo, in 3 secondi fa 3 metri. Ma se parte da fermo e la velocità finale è di 10 metri al secondo, tra 0 e 10 metri ho infinite scelte. Cosa metto qui? Non lo so. Quella relazione diventa inappropriata e inapplicabile. Okay. E abbiamo visto come ci si comporta in alcuni casi particolari, cioè il caso di moti dove l'accelerazione ha particolari comportamenti, d'accordo? Cioè dove vi cambio in determinato modo, allora so come calcolare lo spostamento, certamente non in questo modo. Tuttavia posso pensare che se l'intervallo di tempo è sufficientemente piccolo, è molto molto piccolo, all'interno di questo intervallo di tempo la velocità non cambi tanto, ma sia, tra virgolette, approssimativamente costante. Facciamo l'esempio: se nell'intervallo tra 0 e 1 secondo la velocità cambia da 0 a 2 metri al secondo, nel primo milionesimo di secondo posso assumere che la velocità sia costante, non cambi di tanto, perché il tempo è molto piccolo, d'accordo? E quindi posso riciclare questa scritta, anche se non in questo modo. Se l'intervallo di tempo diventa molto 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 piccolo, lo scrivo in questa maniera: la delta, grandezza finita, diventa un d e prende il nome di differenziale, che è un oggetto infinitamente piccolo, un infinitesimo, ma non è zero. In questo modo, se il mio intervallo di tempo dura, ha una durata infinitamente piccola, allora in questo intervallo di tempo posso presumere che la velocità non cambi di tanto. E qui metto la velocità in quell'intervallo di tempo e quindi posso calcolarmi lo spostamento, che sarà anch'esso un infinitesimo, perché qualunque cosa io ottenga qua dentro per un infinitesimo ottengo qualcosa di molto piccolo. È chiaro il concetto? Queste due grandezze di t e di x vengono il nome di differenziali. Il differenziale di una grandezza è una variazione, o rappresenta una variazione infinitamente piccola, non nulla, di quella quantità. Di t, differenziale del tempo, di x, differenziale della coordinata, cioè spostamento infinitesimo. Ok, torniamo in patria e consideriamo la stessa cosa dal punto di vista matematico. La velocità in realtà è la derivata della funzione x e x, sposta la posizione, è una funzione di t.
Posso generalizzare questa relazione dicendo che se ho due grandezze legate ad una certa funzione, che ovviamente deve essere derivata se no il discorso crolla, allora se considero una variazione infinitesimo differenziale della variabile indipendente della x e lo moltiplico per la derivata prima della funzione che lega x e y, ottengo il differenziale della variabile dipendente da y. Okay? Questi due differenziali della x e della y sono legati da questa relazione. È tutto chiaro? L'importante è il concetto nuovo, sta nel fatto che questa grandezza esprime una cosa estremamente piccola, ma non nulla, un infinitesimo. Può essere negativo, può essere positivo, ma è infinitesimo. Qualcosa che approssima lo zero. E le due grandezze, se hanno una relazione funzionale di questo tipo, sono legate da questa relazione. Ok? La cosa straordinaria è un'altra, che anche se questa relazione vale, è un po' tirata perché dice beh sarebbe esatta se lì fosse costante, ma se non appena questo e questa grandezza diventano finite, quella è approssimata, questa vale nel limite in cui delta di t è zero, tende a zero. In realtà ciò che otteniamo da questo ha conseguenze esatte. Questo è straordinario, non è niente banale, anche se arriva da un'approssimazione, cioè vale nel limite in cui questa grandezza non dipende dal tempo, ma in realtà dipende dal tempo, però le conseguenze di questo sono comunque esatte. Vediamo il perché. Attenzione a un errore molto comune. Torniamo un attimo indietro se posso, chi lo sa. Sì. Viene la tentazione di dividere per dx per trovare la derivata. E questo è un modo in cui si scrivono le derivate, come dy su dx. Ma questo non è un rapporto. Non nel senso algebrico. Quello in realtà è il limite di un rapporto. Una bella differenza, tanto è vero che molto spesso lo trovate scritto anche in questo modo: questo d e questo y sono separati, questo simbolo d su dx rappresenta la derivazione rispetto a x. Questo non è un rapporto tra infinitesimi, anche se in certi casi si comporta come se questo modo di scrivere le derivate con i differenziali è dovuto a Leibniz ed è molto comodo, molto potente perché è molto sintetico. Newton non le scriveva così. Okay. Qui tra l'altro abbiamo anche il vantaggio che è esplicitata la variabile rispetto alla quale derivo. Supponete che la funzione dipenda da più variabili, scriverlo in questo modo è esplicito ciò che considero variabile e ciò che non considero variabile, quindi li derivo rispetto a x. Ok? Al posto di d grande posso scrivere d su dx, ma non è un rapporto in senso algebrico, non è una divisione, anche se lo sembra, anche se in molti casi si comporta come tale. Esempio, supponiamo che x e y siano legati a questa funzione 3x alla seconda meno 2x, un polinomio, una parabola, ne faccio la derivata 6x meno 2. Allora i due differenziali, quello della y e quello della x, sono legati da questa relazione 6x meno 2 tutto per x, quello è il differenziale della variabile indipendente. Come la derivata, anche il differenziale, no? Da che dipende dal punto, dipende da dove lo calcolo.
Ok? Forse vi aiuterà la prossima cosa, capire che dove c'è l'interpretazione geometrica dei differenziali. Ditemi se posso andare avanti. Prendiamo una funzione qui indicata da questa lì, questa curva in neretto. Ok? E supponiamo che nel punto P0, coordinate x0, y0, la funzione sia derivabile e abbia una certa derivata che è il coefficiente angolare della tangente. D'accordo? Se considero una variazione infinitesima della x, qui ovviamente è zoomata per farvela vedere, questa differenza, questo segmento rappresenta il differenziale della x, di delta x o di x, e lo moltiplico per il coefficiente angolare della retta, trovo questo segmento. Quindi questo segmento in rosso è il risultato del prodotto tra un incremento della variabile indipendente della x per il coefficiente angolare, la m della tangente o derivata prima della funzione. Ottengo questo segmento, il quale equivale a calcolare la variazione della funzione non lungo la funzione stessa ma lungo la tangente. Se calcolo la funzione nell'ascissa x trovo questo punto, quindi la funzione passando da x con 0 a x passa da f di x con 0 a f di x. Lungo la funzione ho questa variazione, ok? Ma se moltiplico la derivata m della tangente per la variazione della x, ho questa variazione, quella in rosso. Quindi calcolo la variazione della y come se fosse lungo la tangente. Ora è chiaro che le due sono tanto più vicine quanto più questo intervallino è piccolo. Vedete che addirittura non riesco neanche a distinguere se sono molto vicine, perché i due grafici si sovrappongono, anche se non suonano mai la stessa cosa. Zoomando fortunatamente mi vedrò sempre diverso. Tuttavia, se la differenza delle x, cioè quanto cambia x, è sufficientemente piccola, la variazione della y lungo la funzione e lungo la tangente sono una buona approssimazione dell'altra. Lungo la tangente ho il differenziale, lungo la funzione ho quello che chiamerò delta y, che non è il d. Il differenziale è dato, è sempre un infinitesimo, ma è quello che otterrei calcolando come cambia la variabile y non lungo la funzione della propria ma lungo la sua tangente. E le due cose tendono a coincidere tanto più quanto x è prossimo a x con 0. Cosa me ne faccio delle differenze? Il differenziale si usa tantissimo. Ricordate quando abbiamo visto l'anno scorso il concetto di lavoro di una forza? Ho detto, beh, il lavoro è il prodotto di forza per spostamento. Certo, solo se la forza è costante. Se la forza non è costante, cosa metto al posto di F? Se durante lo spostamento cambia? Non lo so. Ho lo stesso problema di prima. Ma se lo spostamento è un differenziale, è infinitesimo, allora posso assumere che durante lo spostamento la forza sia costante e il prodotto forza per spostamento diventa un differenziale del lavoro di L. E quindi se la forza ad esempio è conservativa, cioè se la funzione non dipende da grandezze che non siano legate alla posizione, allora la variazione infinitesima di lavoro posso interpretarla come la diminuzione di energia potenziale. Il delta L può essere considerato come un meno di 1. E vale questa relazione che vi dice che la forza è interpretabile come l'opposto della derivata dell'energia potenziale rispetto alla posizione. Questo vale solo se la forza è conservativa. In
un modo della forza, abbiamo visto al suo tempo la motore derivata, è la derivata temporale, cioè rispetto al tempo, della quantità di moto. Ma se la forza è conservativa in più alla seconda legge della dinamica, posso considerarla anche come l'opposto della derivata dell'energia potenziale, che è una funzione della posizione rispetto alla posizione stessa. Esempio, nel caso della le forze intermolecolari o interatomiche che legano gli atomi dentro le molecole, l'energia potenziale ha questo andamento. Questo lo rivedremo quando studieremo dal punto di vista microscopico la dilatazione termica. Se questa è l'energia potenziale e la forza è il contrario, l'opposto della derivata di questa funzione, vedete che c'è un punto dove la derivata è orizzontale. Questo è un punto di equilibrio, perché in questo punto la derivata è nulla. Non a caso le molecole scelgono questa come distanza di equilibrio, oscillano attorno a questo punto. Se la distanza dovesse aumentare, qui la derivata dell'energia potenziale è positiva, ma poi meno fa sì che la forza è diretta verso il punto di equilibrio, diventa negativa. Se la distanza dovesse diminuire, cioè se voi schiacciate la molecola, la derivata dell'energia potenziale è negativa, col meno diventa positiva, la forza è repulsiva, quindi riportare la distanza delle due molecole nel punto di equilibrio. Ok? Non solo, ma se scaldate la molecola, gli date più energia, l'energia totale si alza e, come vedete, la zona possibile occupabile dalla molecola si espande, e si espande di più verso le x più alte che non le x più basse. L'oggetto si dilata. Questo lo rivedremo in dettaglio sul corso di fisica. Quindi, se ho la funzione energia potenziale, i punti che hanno derivata nulla sono i punti di equilibrio, che può essere stabile, come in questo caso, o instabile, secondo come è fatta l'energia potenziale. Forza di gravitazione universale. L'energia potenziale vale il prodotto delle due masse per G, col meno davanti, diviso la separazione dei due corpi di massa M e M grande. Se applico la relazione vista prima, qui al posto di X abbiamo R, poi la derivata di U rispetto a R, questo come si può essere alla meno 1, viene meno 1 per R alla meno 2, col meno davanti trovate la legge di gravitazione universale. Ok? Tutte le volte che devo esaminare la relazione che lega quantità diverse, se la variazione di una è legata alla variazione dell'altra, il loro legame è la derivata della relazione funzionale tra le due. Che mi aiuta a stabilire come sono legate. Come in questo caso. In realtà qui il procedimento tecnicamente è inverso, cioè si parte dalla funzione, con l'operazione inversa della derivazione si arriva alla legge potenziale. Se volete una verifica. Ok? Possiamo stare con un attimo il differenziale e vediamo che cosa, quali sono le conseguenze principali del fatto che una funzione abbia una derivata, cioè sia derivabile. Abbiamo visto precedentemente come calcolare la derivata, in quali casi calcolarla, come procedere se è un rapporto, se è una funzione composta, eccetera, eccetera. Qui vediamo cosa comporta il solo fatto che la derivata ci sia. La prima conseguenza è il fatto che la funzione è necessariamente continua. Se una funzione x uguale f di x, che sia derivabile in un punto, allora è sicuramente continua in quel punto.
prendete questa identità. Se x è diverso da x con 0, vale questa identità. F di x posso scriverlo come f di x con 0 più x meno x con 0 per f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. Vedete, se semplifico queste due parti, mi rimane f di x con 0 più f di x meno f di x con 0, questo è semplifico, mi rimane f di x uguale f di x. Quindi questa è un'identità che vale dovunque tranne che x con 0, qui avrei un denominatore nullo. Ovviamente questa valida intorno di x con 0 è escluso x con 0 tutto contenuto nel dominio. Ma passiamo al limite per x che tende a x con 0. Che succede? Beh, questa parte come si comporta questo prodotto? Nel limite in cui x tende a x con 0, questo prodotto converge o non converge? Cioè ha limite o no? Certo che ce l'hai, la derivata. Il limite per x che tende a x con 0 di questo prodotto, di questo rapporto, è per definizione la derivata, e se la funzione derivabile esiste, è finito. Non importa quanto vale, so che c'è un numero. Questa somma invece vale 0. Se x tende a x con 0, questa differenza si annulla. E infine, questa è una costante, e f di x quindi tende a f di x con 0. Morale della favola, per il solo fatto che questo rapporto converge, f di x tende a f di x con 0 per x che tende a x con 0, cioè la funzione è continua. Se non fosse derivabile, questo non potremmo dirlo. Potrebbe essere, come dire, potrebbe non esserlo. Qui c'è una cosa più in dettaglio. Si prende l'identità di prima, si prende il limite per x tende a x con 0, questo vale f di x con 0. Cioè, questa espressione, che è identicamente uguale a f di x, tende a f di x con 0 se x tende a x con 0. Quindi ritrovo la definizione di funzione continua. Quindi il fatto che esiste la derivata finita mi garantisce che vale questo limite. Non vale il contrario. L'inverso è in generale falso. Il fatto che la funzione sia continua non vi garantisce che sia derivabile. Ok? Il teorema dice se la funzione y uguale f di x esiste in x con 0 ed è derivabile in x con 0, sono sicuro che è continua. Non vale l'inverso. Il fatto che sia continua non vi garantisce assolutamente che sia derivabile. Per esempio, valore assoluto di x. Prego. Il valore assoluto di x è definito come x se x è positivo, nullo in 0, meno x se x è negativo. Quindi, in 0, la funzione ha limite destro e sinistro entrambi finiti, è uguale a 0. Quindi è continuo, non ha discontinuità. La derivata prima, invece, a destra vale più 1, a sinistra vale meno 1. Ditemi se devo tornare indietro. Quindi questa funzione è continua, perché in 0, a destra di 0, a sinistra di 0, vale x e meno x, non ci sono problemi di continuità. In 0, siccome la definizione cambia, potrebbero esserci delle discontinuità, ma non ci sono perché i limiti destro e sinistro sono entrambi uguali a 0. Non fa salto. In 0 la funzione è continua, ma se considero la sua derivata, a destra di 0 la derivata di x è 1, a sinistra è meno 1. La derivata prima in 0 passa da 1 a meno 1, ha un salto. Nella funzione, pur essendo continua, non è derivabile. Ok? Questo è il grafico, la funzione è fatta a v uguale a x a destra di 0 meno x a destra di 0 in 0. Se io metto il dito qui mi pungo, non è liscia, punge, e quando si punge ci si fa male. La derivata prima passa.
ed in rosso, fa un salto di ampiezza 2, passa da meno 1 a più 1 attraversando lo 0. È continua ma non derivabile. Non credo che ci sia. No. Tutto chiaro? Quindi attenzione al teorema, funzione derivabile è sicuramente continua, funzione continua non è detto che sia derivabile. Secondo teorema, per questo ci serve chiarire un concetto che abbiamo visto en passant qualche volta, ma che adesso definiamo esattamente. Il concetto di massimo e minimo di una funzione. Prendiamo una funzione come questa, che in realtà è una parabola, okay. E diciamo che una funzione ha un massimo relativo in un dato valore della x se esiste almeno un intorno di questo punto, punto specifico di x con 0, tale che in tutti i punti appartenenti all'intorno, intersecati nel dominio, la funzione assume valori inferiori o uguali a quello che assume in quel punto. Cioè, nel caso specifico del grafico, in 2, la x uguale a 2, la funzione assume un valore massimo perché qualunque altro punto io prenda ha un'ordinata che sta sotto questa. Questa è quella più grande in questo intorno, intorno sufficientemente piccolo. In quel caso la funzione ha un massimo relativo. Tra un attimo vediamo perché è relativo. Ripeto, si dice che una funzione y uguale a f di x ha un massimo relativo in un punto x con 0 se esiste almeno un intorno di x con 0 tale che per tutti gli x appartenenti a questo intorno f di x sia minore o uguale a f di x con 0, cioè in quell'intorno ha valori inferiori o al massimo uguale a quello del massimo, cioè come se si comporta come il vertice di una parabola con cavità verso il basso. Allora questo è il vertice, il punto di massimo relativo, ok? Se la diseguaglianza avviene nel verso opposto, cioè se la funzione si comporta come una parabola sì ma con cavità verso l'alto, ho un minimo relativo. Cioè esiste almeno un intorno di x con 0 in cui la funzione assume valori maggiore o uguale a quello che assume x con 0. Cioè questa ordinata è quella più in basso, tra virgolette. Si comporta come una parabola con concavità verso l'alto. Il vertice è il punto di minimo. Che significa relativo? Relativo è legato al fatto che la proprietà vale in un intorno. Se la stessa proprietà vale in tutto il dominio, allora diventa assoluta. Se la stessa diseguaglianza, come per la parabola ha il vertice, è un punto di minimo o di massimo assoluto. Perché? Perché questa diseguaglianza è applicabile per tutte le x del dominio. Allora la proprietà diventa assoluta. Tutte le proprietà che valgono in intorni sono proprietà relative o locali, si può dire anche locali. Questa funzione ha massimi e minimi ma solo relativi. Perché questo punto è un punto sì di massimo
ma a patto che non mi allontani troppo da questa x, e se vado troppo lontano ho punti che sono sopra questa, che diventano punti la cui ordinata è più grande di questa, cioè virano la condizione di massimo. Tuttavia, se sono sufficientemente vicino a questo caso 0, questo si comporta tra virgolette come una parabola con la concavità verso il basso. Però questa disuguaglianza, il fatto che f di x sia minore o uguale a f di x con 0, vale solo in un intorno di x con 0. Esistono punti per cui questo non è vero. Allora la proprietà diventa locale o relativa, cioè relativa a un intorno. Certo. Massimo e il minimo relativo. Osservate, tra l'altro, cosa non casuale, come è orientata la tangente nel massimo e nel minimo relativo. La retta tangente a questa funzione nei punti di massimo e di minimo è orizzontale, ha una derivata nulla. E questo è il soggetto del prossimo teorema, del teorema di Fermat. Questo Fermat e il prossimo Rolle nei testi sono riuniti in un unico teorema, io ho preferito spezzarli, che è più semplice. Il testo li metti insieme. Il teorema di Fermat afferma che se fx uguale a fx è una funzione continua nell'intervallo chiuso e limitato a b e derivabile all'interno di AB, supponendo che esista un x con 0 di massimo o di minimo relativo, vi ricordo la funzione di prima, okay, questo intervallo, il punto di x a 0 è un punto di massimo relativo, okay, la funzione è derivabile in tutto l'intervallo. Supponendo che all'interno di AB la funzione abbia un massimo o un minimo e la funzione sia derivabile in quel punto, necessariamente la sua derivata è 0. Ripeto, se ho una funzione continua nell'intervallo chiuso e limitato AB, quindi con A e B estremi inclusi, e all'interno di questo intervallo, cioè tra A e B, c'è un punto x con 0 dove la funzione assume o il massimo o il minimo relativo, uno dei due va bene, se la funzione è anche derivabile in questo punto, necessariamente la sua derivata è nulla. L'abbiamo visto prima graficamente, adesso vediamo la dimostrazione formale esatta. Ok, se ce la facciamo, se no la finiamo la volta prossima. Tutto chiaro? Ma questo illustra quanto appena detto. Intervallo AB, massimo dell'intervallo, funzione derivabile, in x con 0 la derivata è nulla, tangente orizzontale. Facciamo il caso che in x con 0 sia il minimo. La cosa funziona anche col massimo, solo che le disuguaglianze sono invertite, ma non cambia niente. Se in x con 0 è o il punto di minimo, allora a sinistra di x con 0, come anche a destra, la funzione assume valori maggiori di x con 0. D'accordo? Quindi, se x è minore di x con 0, il rapporto tra f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 è negativo. Perché? E questo numero è più grande di questo, ma questo è più piccolo di questo, più diviso meno fa meno. Ok? Ricordo che x con 0 è un minimo, quindi vale questa definizione.
Quindi, se prendo questo rapporto e ne faccio il limite per x che tende a x con 0, il risultato non può essere positivo, è o negativo o nullo. Teorema della permanenza del segno nei limiti. Se faccio il limite di una grandezza che so sia negativa, il limite è o negativo o nullo. Quindi il limite sinistro, stiamo lavorando a sinistra di x con 0, è una grandezza minore o uguale a 0. Se faccio il limite destro, se x è maggiore di x con 0, f di x di nuovo è maggiore di f di x con 0 perché x con 0 è un punto di minimo. Ma stavolta la differenza è positiva perché ho grande meno piccolo fa più, grande meno piccolo più, più diviso più, più. A destra di x con 0, questo rapporto ha un segno positivo, il suo limite non può essere negativo. Il limite è o è maggiore o è uguale a 0. Ma se in x con 0 la funzione è derivabile, quel limite, destra e sinistra, necessariamente hanno lo stesso valore, perché sono quel limite dalla derivata. Se la funzione x con 0 è derivabile, quei due limiti, destra e sinistra, devono combaciare. Se no la derivata avrebbe un salto e la funzione non sarebbe derivabile. Ma l'unica possibilità che ho affinché entrambe siano valide è che sia x con 0, che quindi la derivata sia nulla. Di conseguenza, la funzione continua l'intervallo giusto limitato a massimo e minimo dentro quell'intervallo ed è derivabile in quel punto, la sua derivata è 0. Sia che sia un massimo, sia che sia un minimo. Teorema di Fermat. Ok? Attenzione, la derivata potrebbe essere nulla senza che ci sia un massimo o meno. X alla terza, una funzione monotona crescente, non ha massimi e minimi, ma un punto dove la derivata è zero. Se non vale il teorema inverso. Se c'è il massimo, la derivata è nulla. Se la derivata è nulla, potrebbe non esserci un massimo o meno. Okay. Stesso discorso, funzione continua nell'intervallo chiuso limitato, okay, con un minimo assoluto, ma non ha derivata nulla. Perché? Perché in zero non è derivabile. Manca una delle ipotesi. D'accordo? Il resto lo facciamo la prossima volta.